Bentornati incredibile su un nuovo episodio di Zelle in Zonzio a tema Topolona incredibile. Perché dico Topolona incredibile, ragazzi? Perché è uscito il banner di una waifu che sembra promettere veramente bene, incredibile. Prima di immergerci nell'esplorare questo personaggio incredibile, nel suo moveset, e che moveset ha la signorina, e parlarvi un po' di una cosa che hanno fatto la Mioyo per quanto riguarda un trailer di questo personaggio che è al limite del godo eterno, mamma mia, voglio fare una missione subito con voi, partenza godosa al massimo, perché io ho 29 cubetti per le summon, chiamiamole così. Se io arrivo ad averne 30, posso fare 3 summon da 10 e c'è una speranza di trovare questo personaggio incredibile. Quindi io mi butterei in questa introduzione subito nella missione, farmiamo questi 100 punticini incredibili, tra l'altro questa credo sia la missione di storia, sblocchiamo il capitolo 2 e poi ci dedichiamo alla nostra waifu topolona pazzesca e assurda. Vai! Ah, cinematic subito, ragazzi, perfetto, vediamoci la cinematic. Well, since our other business is starting from scratch again, our revenue has taken a major hit. We need to start taking the video store seriously. Yeah, that's true. But le animazioni sono adorabili, We need to get some more exciting movies, don't you think? Giustamente loro in tutto questo vendono film e vendono film un po' sus, avrebbero bisogno di film un po' più action. Popular among movie buffs, really? Even though they're all documentaries and artistic films. Well, lui mi fa ridere perché sembra che abbia tipo 300.000 anni rispetto a lei. Solo io non lo penso così. Altro che fratello maggiore. Tra un po' sembra il padre. Poi ci sono i coniglietti sus. Tra l'altro abbiamo completato il capitolo 1 della storia, sono curioso di vedere dove andrà a parare. Ok. Would you like to learn about the Hollow Investigative Association? No, thank you. I mean, the customers really wanted to watch this month is already on sale. Let's not go changing plans just yet. Ah, so you're using the store's inventory. Non triggeratela, eh? Se la signorina si trigger è problematica, ve lo dico. È molto sus lei. Lei si chiama Belle, tra l'altro. Questo è il tizio che ci dà le missioni. So, the stocking plan stays the same. Next time, well, let's deal with this first. So wise. What you say we do a little change up? You stay here and take care of the customer, dear brother. And I'll go take care of getting new stock. What? Gli ha fregato le chiavi. Wait, Bill. Don't worry. I'll choose something popular. Good luck with the store. Ok, abbiamo fatto entrare Shepard nel negozio con delle chiavi di scorta, credo, e ora ci servono dei noodles gustosi. Together! Scusate ragazzi, mi è partito l'Elden Ring moment. Ragazzi, c'è della polizia sus qua, io lo dico. Intanto sono dei robot fighissimi, guarda che bello il design loro. E niente ragazzi, qui non ci si può andare. Ok, la polizia ci ha detto che non possiamo andare in quella strada perché è pericolosa, va bene. E noi siamo alternativi e passiamo dal parcheggio, va bene. Ok, dobbiamo fare la missione, eccoci qua. Allora, qui ho completate tutte, tranne quella che, vabbè, devo prendere una sferetta in più. Qui le ho fatte tutte, e va bene. Investigation, Emergency, Rescue, vai. Io mi prenderei sempre loro e si va. Tanto li potrei portare su anche al 25 adesso che abbiamo finito il capitolo prima, eh. E questo mi sa che è il capitolo nuovo, che infatti è in una zona diversa, la zona dei cantieri sus. Tra l'altro in tutto questo la nostra povera Belle è nascosta da qualche parte, quindi mi sa che l'hanno bloccata proprio dall'altra parte, quindi sus. Tra l'altro non so se tante volte troviamo il personaggio nuovo, non ho idea di che team sus dargli. Tra l'altro non è l'unico personaggio nuovo nel banner, c'è anche una specie di lupacchiotto poliziotto sus che combatte con lo scudo, molto figo. Vai Sokaku, sempre top tier DPS. Ecco qua. Dai. Wow. Che belli che sono i nemici nuovi. Fichissimi.
ragazzi, ma Sogaku, ma quanto è forte Sogaku? Troppo forte Sogaku. Cioè, fa dei danni che non hanno senso. Eccolo. Vai, ulti. La ulti del lupo è tanta roba. Vai. Grande. Dai ragazzi, il combattimento è molto figo in Zelda, zio, non ce n'è da fare. Dai, vai Sogaku. Un po' di colpi da lontano, sus. Ragazzi, Sogaku è troppo forte, non si tocca. Troppo forte. Ok, questo tizio robotico sta proteggendo una tipa molto sussa. Ok, qui abbiamo liberato la situazione, dobbiamo andare nella fase 2, va bene, andiamo. Ne approfitto per ringraziarvi ragazzi per il supporto degli ultimi video di Zen Zone Zero e soprattutto anche negli shorts incredibili, quindi vi ringrazio tantissimo. Vai lupo. Vai Sogaku. Mamma mia, quanto è forte Sogaku! Senza senso. Dai, eh. Ecco qua. Cominciano ad esserci nemici interessanti, eh. Dai. Facciamo la ulti della Spooky Girl, vai. Vai. Here we go. All right. Non ci provare. Vai. Troppo forti. Parliamo con loro. E abbiamo liberato anche gli ostaggi numero 2. Dovremmo avere abbastanza punti ragazzi per fare le summon pazze poi, eh. Vai. Beh, fa del danno importante. Perché lei, capito, usando l'elettricità stanna molto bene i nemici. E poi io, come dire, li distruggo col ghiaccio sus. Ah, ok, abbiamo un amico. Che immagino sarà utilissimo. Dai. Mi sa che Sogaku sarà di nuovo top DPS anche in questa partita, mi sa. Oh, questo è un big boy serio. Vai Sogaku. Round, round, round. Ulti. L'abbiamo distrutto ragazzi, proprio distrutto proprio. Senza senso. Ok, abbiamo preso S.
E abbiamo preso tutto. Va bene, ok, GG. Ok, ragazzi. Adesso ci possiamo dedicare alle summon pazze e poi continuiamo la missione. Ragazzi, prima la proveremo. Proveremo anche il 4 stelle nuovo e poi proveremo a fare le summon nella speranza che il godo ci aiuti. Incredibile. Anche se dopo Wuthering Waves penso che il mio culo me lo sono giocato per sempre. Però va bene così. Io scherzando, negli episodi scorsi che ho registrato parecchio tempo fa di Xenon Zone Zero, io pensavo fosse una succube. E invece è una topolina. Una gran topona, potremmo anche dire, ragazzi. Credo sia, a mani basse, il personaggio più seducente, sexy, waifu che la MiHoYo abbia prodotto negli ultimi tempi. Per carità, Kafka in Honkai, incredibile. Arlecchino è bellissima, ragazzi. MiHoYo produce sempre top tier waifu perché sa che sgay si muovono, ragazzi. Però con lei, ragazzi, hanno fatto il colpo del campione. Per quanto mi riguarda, non so ancora quanto ha venduto il banner solo nel primo giorno, ma secondo me siamo a alti livelli. Allora, ragazzi, io vi dico solo questo: vedetevi per favore i trailer, si trovano sul canale YouTube di Xenon Zero. Sono senza senso, ragazzi. Hanno preso l'ornaggine delle persone, l'hanno spremuta, ci hanno fatto una limonata e se la sono bevuta, ragazzi. Già il trailer dove si vedeva lei che veniva portata in questa macchina con questo travestimento, perché lei ha queste capacità susso, tipo spia, perché lavora con la polizia susso di questo gioco, e seduce la poliziotta che sta guidando la macchina in una maniera al limite veramente del sus. E poi, ragazzi, hanno fatto uscire un video, ragazzi, io non ho parole, non sto scherzando. L'ultimo trailer è letteralmente un POV. Se io avessi visto quel video su di lei, POV style, in un altro luogo non adatto a questo video incredibile, io avrei pensato, wow, ragazzi, è un'animazione incredibile per essere un hentai da 4 soldi. Detto questo, ragazzi, vi consiglio di vedervi quei trailer, soprattutto il POV è qualcosa di senza senso, e doppiata in inglese è stellare. Non so com'è in lingua originale, in giapponese o in cinese, ma in inglese hanno beccato una doppiatrice che è qualcosa di galattico per quanto mi riguarda, quindi è assurda lei. Ora che vi ho descritto la situazione, proviamola incredibile. Ecco, volevo fare una battuta su questo. Allora, questa topona è famosa già per avere uno dei jiggle nelle sue chiappette da essere assurdo, e lo vedremo subito, ragazzi. Lei combatte physical damage facendo counter, dodge, move, insomma molto spicy. A parte questo, guardate quest'altra posizione, ragazzi, guardate il jiggle. E ora che vi ho fatto vedere il jiggle, partiamo. Cioè, lei combatte molto con le schivate, ragazzi. Faccio vedere, guarda. Vedi? Tu più schivi, più lei diventa forte, ragazzi. Ed è velocissimo, una roba senza senso. Guarda che roba. Facciamo la ulti. You are the prey. Ragazzi, ma che body che ha fatto? Senza senso, ragazzi. Lui è quell'altro, ma lui lo proviamo dopo, ragazzi. Intanto proviamo lei. Cioè, lei paradossalmente è più forte se la usi da sola. You are under arrest. Lei è incredibile, ragazzi, senza senso. Guarda che danno che fa. Wow. Vedi, più schivi, più lei proprio aumenta il potere in una maniera allucinante. Guardate il danno. Non ha senso. Senza senso, ragazzi, senza senso. Ora proviamo lui. Lui dovrebbe combattere tipo con spada e scudo. Sembra molto simpatico. Proviamolo un po', vai. Ok. Praticamente il suo scudo diventa un'arma. Questo è molto figo. Più tieni premuto triangolo, più lui fa un attacco sus. Veramente figo. Testiamolo un po', va. Facciamo la ulti. Ah, no, la possiamo fare. Vai, ulti. Wow. Mega spadone sus. Assurdo. Dai. Beh, fa danno, eh. Lei pure non l'abbiamo mai usata. Che figa. Lancia dei maialini. Ma come funziona sta cosa? Fighissimo. Vai. E la ulti sua com'è? No, che figata. Eh sì, puoi fare delle combo interessanti, eh. Ma guarda che roba fa lei! Ma che stai dicendo? Gli lancia tipo fossero palline da baseball, fighissimo. Senza senso.
My turn. Dai. Vai, ulti. You asked for it. Non male, ragazzi. Prima summon da 10. Abbiamo perso 50-50, quindi dovrebbe essere garantita. 3-2, ragazzi. Prima summon da 10, incredibile. John Doe, dopo l'ora viene a casa, incredibile. Incredibile energia. Niente, ragazzi. Ci abbiamo provato. E abbiamo trovato una copia di lei che non ci serve a niente, ragazzi. Vabbè, seconda summon da 10, incredibile. John Doe, incredibile, viene a casa, pazzesco, assurdo. Incredibile. Niente, ragazzi. Di nuovo lei, ragazzi. Neanche la soddisfazione di dire ho trovato il lupetto, ragazzi. Ultimo tentativo, non la troveremo mai, quindi buttiamoci direttamente. Topolone, incredibile. Dai, eccola. Dai, è lei. Dai, topolone. Godo, cazzo. Godo. Damn. Non ci speravo. Dai, cavolo. E si porta a casa il primo 5 star serio nel gioco. E dai. Allora, abbiamo trovato due costellazioni per lei. Magari diventa fortissima, le fammela un po' vedere. Allora, abbiamo beccato C1, è l'aumento di energia, che non è male. E poi C2, aumenta il danno del 30% sui nemici che sono stannati. E beh, questa potrebbe essere non male, eh. Allora, vediamo le sue animazioni, ragazzi. Scusatemi, mi metto comodo, perché secondo me le sue animazioni saranno qualcosa di incredibile. Vediamo le altre. Non dirò altro, andiamo avanti. Terza. Ragazzi, sono soddisfatto, eh. Portiamola a livello 1000, se è possibile. Allora, queste sono le sue skill. Ok, sblocchiamo le skill. Questo potrebbe essere interessante, che gli aumenta il danno. Che dite? Facciamo un pezzetto di missione e voglio testarla assolutamente, ragazzi. La vogliamo mettere al posto di quella elettro per prova un attimo? Che dite? Proviamo. Eccoci qua. Vai, boss. Voglio vedere come se la cava la nostra dorata topolona contro un boss vero. Vai, ragazzi. Allora, dov'è? Eccola. Wow. Ok. Vai. Wow. Voglio cercare di usarla il più possibile, perché mi diverto da morire. Wow. È incredibile quanto diventa più forte se la riesce a usare solo lei. Guarda che roba che fa! Eccoci qua, ragazzi. Eccola, Belle. Dai, boss assurdo, vai, non frega niente. Ragazzo, tu non hai idea con chi hai a che fare, eh. Cioè, tu stai parlando a top waifu della vita, eh. Distrutto. Senza senso, ragazzi. Tutto lei sta facendo, eh. Vedi, se tu schivi, è finita. C'è proprio speranza per questo qua. È un spray. Ragazzi, senza senso. Distrutto. Troppo forte, ragazzi, troppo forte. Ah, bella, la vedo felice, eh. General Chop. Ma lei è contenta? Lei non ha capito in che situazione si trovava. Forse non l'ha capito. Tanto abbiamo iniziato il video con la cinematic e l'abbiamo finito con la cinematic. Tutto perfetto, ragazzi. Quindi ha fatto un video sus? Ok. Praticamente ha fatto un film documentario su noi che la salviamo, una cosa del genere, ci sta. E lui si vergogna tantissimo, va bene. Ci sta. Ragazzi, detto questo, amici belli, io direi di concludere questa puntata assurda di Zell e Zonzino qua, incredibile. Secondo me Zell e Zonzino noi ci rivediamo insieme nel primo banner della patch 1.2, dove ci dovrebbe essere la tipa con lo scudo e la tipa con lanciafiamme, che ammetto che è molto 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 bella quella con lanciafiamme biondina assurda. Però ragazzi, io le risorse le ho finite tutte quante per la topolona e va bene così, un personaggio l'abbiamo trovato. Ragazzi, che cosa con voi e ci
vediamo alla prossima puntata di Zero Zero Zero, pazzesco assurdo. Wow!